Parliamo della legge di composizione delle velocità, quindi qui abbiamo un riferimento, diciamo, solidale alla banchina ZXY, un altro riferimento Z'X'Y', che risulta essere solidale naturalmente al mezzo che si sta muovendo, quindi questo è un X'. Ecco, cosa possiamo, quindi abbiamo due osservatori, questo mezzo si muove a velocità v, e quindi sono due riferimenti inerziali, e quindi diciamo c'è una simmetria nel movimento, v per l'osservatore nel riferimento xyz e meno v, naturalmente, sarà muoversi appunto l'osservatore in S rispetto a S', se guardiamo il moto trovandoci nel riferimento del mezzo che si sta muovendo con velocità v. Ecco, qui abbiamo la luce che parte da un faro del mezzo e sappiamo che essa viaggia a velocità di 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Ecco, il discorso è questo: la velocità nella relatività galileiana, noi sappiamo che tra la velocità assoluta e la velocità relativa, quindi assoluta significa rispetto a questo riferimento e relativa rispetto a questo riferimento, esiste questa relazione. In termini anche vettoriali, la velocità assoluta è uguale a quella relativa più quella del mezzo che si sta muovendo a velocità v, chiamiamola v tau, velocità di trascinamento. Il ragionamento che noi stiamo facendo cerca di analizzare come questa relazione, che fa parte della relatività galileiana, è una composizione di velocità nella teoria della relatività galileiana, diciamo, non può essere applicata, considerando i postulati di Einstein, in particolare il secondo postulato, se consideriamo che, sostituendo naturalmente al posto di v'c, ci troveremo a dire che l'osservatore che nel riferimento xyz osserverebbe la luce viaggiare non più a velocità di 3 per 10 alla 8, ma 3 per 10 alla 8 sommando a questa velocità quella del mezzo che si sta muovendo, quindi una velocità superiore a quella della luce. Queste formule, io qui scrivo, non sono compatibili con i postulati della relatività ristretta. Non sono compatibili perché abbiamo visto che la luce ha una velocità costante in ogni sistema di riferimento inerziale. Quindi, alla luce di questo, la legge relativistica di composizione delle velocità non è quella che abbiamo visto prima, che fa riferimento alle composizioni di velocità relativistiche alla teoria galileiana, ma è questa che dice questo: la velocità nel riferimento xyz è uguale alla velocità nel riferimento o'y'y'z', quindi noi stiamo osservando un oggetto, un punto materiale, più v tau, questa è la velocità del riferimento mobile rispetto al riferimento xyz, fratto 1 più v' per v tau, qui moltiplico la velocità relativa per la velocità del riferimento mobile, fratto la velocità della luce al quadrato. Quindi questa formuletta ci consente di conservare l'invarianza della velocità della luce in tutti i riferimenti inerziali. È importante conoscere il significato delle varie velocità che compaiono, quindi ripetiamo, v è la velocità assoluta, diciamo, nel riferimento xyz, v' è quella relativa, v tau si chiama velocità di trascinamento e la velocità del riferimento mobile, e qui abbiamo il prodotto di v' per v tau, diviso tutto la velocità della luce al quadrato. Possiamo anche scriverla in questa forma, ma qui abbiamo scritto la velocità relativa in funzione della velocità assoluta, qui compare un segno meno, e quindi ecco l'altra formula ricavata, la formula inversa possiamo dire. Possiamo ricavare legge di composizione delle velocità come caso particolare, ma qui facciamo riferimento alle velocità galileiane. Ecco, noi abbiamo visto che nei riferimenti inerziali, in presenza della teoria della relatività ristretta, in applicazione del secondo postulato, quindi della costanza della velocità della luce, non possiamo utilizzare la composizione di Galileo della velocità, quella non si può applicare. Però possiamo ricavarla come caso particolare di quella più generale, che è quella che abbiamo visto prima, quando ipotizziamo che la velocità relativa è molto minore di quella della luce e anche quella di trascinamento. Quindi se io sostituisco
mi troverò qui un prodotto V' per V' che rispetto a C4 tende a 0, e quindi ecco la composizione delle velocità, che è proprio quella galileiana, che si applica quando ci troviamo in presenza di corpi che si muovono a velocità molto minori di quella della luce. Quindi possiamo dire quindi che le trasformazioni galileiane e quindi anche la composizione di velocità sono un caso particolare di quelle di Lorentz, che abbiamo visto in una video lezione precedente. Se poniamo, ecco, qui siamo interessati a capire nel caso del faro che illumina praticamente la strada nel mezzo che abbiamo visto nella prima slide, questo faro che ha la sorgente che viaggia a velocità V, però sappiamo che la luce poi si muove a velocità C. Se io sostituisco qui e sono interessato a calcolare la velocità della luce in un altro riferimento, devo scrivere V' più V', ricordiamo che V' è C, è la velocità della luce nel caso del treno, immaginiamo per esempio, ecco, della luce riferita al treno. Al denominatore qui devo sostituire al posto di V' C, V' è la velocità del treno fratto C². E posso moltiplicare e dividere per C, lo faccio numeratore, e quello che scopro fondamentalmente è che nel riferimento praticamente, in questo caso, o x, y, z, e anche qui dobbiamo ragionare in questi temi, se il mezzo o primo x primo y primo z primo si sta muovendo a velocità paragonabile a quella della luce, questo rapporto è 1, questo è 1, quindi qui abbiamo 2c fratto 2 che fa c. Comunque sia, noi scopriamo che la luce ha la stessa velocità che ha nel riferimento o primo x primo z primo anche nel riferimento x y z, quindi questa composizione di velocità che noi utilizziamo a livello relativistico, perché ci troviamo in presenza di velocità che sono comparabili con quelle della luce, porta a questa costanza, cioè l'invarianza della velocità della luce cambiando sistema di riferimento inerziale. E qui invece adesso parliamo della dilatazione del tempo. Consideriamo due osservatori in due riferimenti, è importante sempre il riferimento XYZ e l'altro O' X' Y'Z'. Il riferimento XYZ, come al solito, lo consideriamo inerziale solidale con la banchina, e l'altro, per esempio, solidale con un treno super veloce. Vogliamo misurare la durata temporale tra due eventi, e qui io insisto sul concetto di due eventi, che è importante, evento A e evento B, osservandoli da due osservatori nei due riferimenti inerziali che abbiamo visto. Utilizziamo un orologio a luce, quindi fatto così, abbiamo due specchi che sono posti a distanza D, e da qui parte un raggio luminoso che parte dallo specchio inferiore, colpisce lo specchio superiore e ritorna nel punto di partenza, quindi percorre una distanza 2D, se chiamiamo dire distanza dei due specchi. Quindi il tempo impiegato, moto rettilineo uniforme, ricordiamo che il raggio viaggia a velocità C, è tale che 2D corrisponde a T per C, no? E quindi posso ricavare T come 2D fratto C. A, evento di partenza del raggio luminoso, B, evento di arrivo del raggio luminoso. A, coordinate, ricordiamo che nella video lezione precedente, relatività 1, abbiamo detto che un evento ha quattro coordinate, X, Y, Z e T, quindi coordinate spaziali e temporali. Bene, l'evento A e l'evento B, notiamo che hanno le stesse coordinate spaziali, cambia il tempo, perché il raggio parte da A, il raggio luminoso, ma torna nel punto A, ma corrisponde non più all'evento A ma a un evento B, perché cambia il tempo in cui viene rilevato appunto il ritorno del raggio luminoso. Qui abbiamo due osservatori, vediamo che il primo osservatore è nel riferimento fisso, ecco, qui cancelliamo gli apici perché questo è riferimento fisso, quindi ci troviamo in Z o XY, quindi questo è la X, mentre il secondo osservatore è nel riferimento mobile che si sta muovendo a velocità V. Naturalmente qui abbiamo questo orologio a specchio e il secondo osservatore, questo sta cercando di stimare il tempo che percorre questo raggio luminoso a partire dal punto A, quindi evento A, e a ritornare al punto A, ma questa volta lo chiamiamo evento B, perché abbiamo visto che a parità di coordinate spaziali è cambiato il tempo. Bene, chiaramente l'osservatore che sta nel riferimento
x', y', z' rileverà un tempo delta t0, vedremo che si chiama tempo proprio. L'osservatore che sta nel riferimento banchina sta osservando questo orologio e, diciamo, sta osservando nel moto, ricordiamo, di questo treno la traiettoria che compie chiaramente il raggio luminoso nel momento in cui parte da A e ritorna a B. Non dimentichiamo che si sta muovendo il treno, quindi quello che osserva l'osservatore che sto indicando non è lo stesso percorso che osserva questo osservatore. Non dimentichiamo, nella prima video lezione sulla relatività 1 abbiamo fatto vedere come un osservatore che osserva un grave in un riferimento mobile associa alla caduta di un grave una traiettoria rettilinea, mentre l'osservatore che sta sulla banchina associa una traiettoria parabolica. Qui succede la stessa cosa. Ognuno degli osservatori osserva il percorso del raggio luminoso differentemente dall'altro. Ecco, questo è il percorso che osserva l'osservatore che sta qui. Ora io direi una cosa importante a questo punto. Non dimentichiamo che i due riferimenti sono inerziali, quindi il riferimento treno che si muove a velocità V e il riferimento banchina sono inerziali, quindi questo osservatore osserva l'osservatore sul treno che viaggia a velocità V, ma non dimentichiamo che c'è una simmetria nella valutazione del moto. Anche l'osservatore sul treno osserva che è l'osservatore sulla banchina che si muove a velocità meno V. Quindi possiamo pensare che esistono due orologi a specchio, uno sulla banchina per questo osservatore e un altro sul treno per questo. Entrambi gli osservatori con i loro orologi misurano lo stesso tempo T pari, abbiamo detto, a 2t fratto c, ma non dimentichiamo che in questo esperimento l'osservatore sul treno si sta muovendo e ha stimato il suo tempo t come 2d fratto c, ma dove dire la distanza degli specchi. Ma l'osservatore sulla banchina, diciamo, questa volta sta osservando non il suo orologio, ma l'orologio a specchio che viaggia sul treno. E la cosa interessante che nota è che mentre il raggio parte da A, quindi evento A, arriva B, ma arriva B che non coincide più con A dal punto di vista spaziale, ma è un evento che ha a coordinate spaziali e temporali completamente differenti, sta qui B. Quindi diciamo che comunque il percorso che impiega il raggio a velocità C è diverso da quello che avrebbe impiegato stando in un riferimento appunto inquiete con l'orologio, come questo osservatore. Quindi io scrivo che il delta T è T1 meno T0, dove T1 e T0 sono orologi, sono tempi stimati da orologi sincronizzati che stanno in A e in B, ma che rilevano un tempo T0 e un tempo T1 nel caso dell'evento A e nel caso della realizzazione dell'evento B. Quindi A e B sono eventi separati spazialmente e temporalmente, questo va detto per questo osservatore. L'osservatore, ricordiamo che è questo, sta osservando questo percorso, l'osservatore che sta sulla banchina. E l'osservatore che sta sul treno continua a dire osserva questo percorso, A e B, eventi che sono identici spazialmente, varia il tempo, ma sono comunque eventi distinti. Il treno sta viaggiando a velocità V e il tempo che impiega questo raggio luminoso a fare un percorso di andata e ritorno è di 2D fratto C. Tempo proprio, vedremo poi che è il tempo più piccolo stimato che possa essere stimato in riferimento inerziale. E a questo punto io dirò che 2t è uguale a 2 alle su c e corrisponde, no, 2t, 2 alle su c invece questa volta, delta t rappresenta il tempo che stima l'osservatore che sta sulla banchina e stima un tempo 2 alle su c che è maggiore di delta t0. Ecco, a riguardo io riprenderei questo disegno e possiamo dire che con L stiamo indicando questa volta, ecco, con L sto indicando questa distanza e questa distanza, quindi praticamente questo percorso lo chiamo L e anche questo L, quindi se io faccio la somma di L più L, quindi avrò 2L, e divido per C, calcolo il tempo delta T che impiega questo raggio a partire da A e arrivare a B, che non è il tempo delta T0, quindi in questa analisi ho calcolato T con 0, ma in questa successiva sto calcolando il tempo che impiega nel riferimento banchina, che impiega, che l'osservatore che sta appunto, che è solidale alla banchina, misura, stima nel percorso di questo raggio luminoso che parte da A e arriva a B. Quindi delta T vedremo che ha un significato preciso, è conosciuto come tempo improprio, è un tempo improprio, e inoltre diciamo che A e B per l'osservatore in S, cioè nel riferimento banchina, sono due eventi con separazione spaziale e temporale, e questo è importante sottolinearlo. Quindi c'è una separazione spaziale e una separazione temporale.
E diciamo anche, quindi, qua riproduco il disegno dello specchio, dell'orologio a specchio sul treno, tempo delta T0 stimato dall'osservatore inquiete con il suo orologio, e qui invece è l'orologio a specchio che sta viaggiando a velocità V, osservato dall'osservatore che è solidale alla banchina, quindi osserva questo percorso che fa il raggio luminoso. E vediamo che se il tempo che impiega nel passare da B è delta t, è chiaro che la distanza h è v per delta t mezzi, hc corrisponde alla distanza c per delta t0 che corrisponde a 2d fratto 2, dimentichiamo che c per delta t0 è 2d, per questo divido per 2, delta t è la differenza tra t1 e t0, il tempo improprio si chiama perché è misurato l'osservatore che sta sulla banchina. E a B questa distanza è naturalmente, io qui sto calcolando la distanza AH, diciamo, che ho chiamato, quindi a B la posso intanto cancellare che non serve. Comunque la distanza H è questa. Quindi adesso noi ci concentriamo un attimo su questo triangolo rettangolo. A me interessa H, delta T è il tempo comunque impiegato nel passare da A a B, HC e delta T0. Qui scrivo una relazione considerando questo triangolo rettangolo dove dico che praticamente 2L, cioè 2L sarebbe questo più questo, è uguale a 2 che moltiplica intanto L, e L questa volta lo posso cerchiare, è inteso naturalmente come. Diciamo intanto possiamo usare questo schemino, quindi praticamente possiamo intanto ricancellare questo e dire fondamentalmente che questo che ho cerchiato rappresenta L, quindi praticamente 2 per L uguale a 2 per L è questa ipotenusa di questo triangolo rettangolo e corrisponde alla radice quadrata di AH al quadrato più HC. Ora AH al quadrato è V per delta T mezzi e HC è questa distanza e C per delta T0 mezzi al quadrato. Naturalmente posso scrivere un'altra relazione che delta T, il tempo che si impiega per fare questo percorso, come raggio luminoso, sappiamo che è uguale a 2L fratto C, perché C per delta T fa 2L. Ricordiamo che è un moto rettilineo a velocità C. Quindi da questa relazione scriverò che, ricordando che 2L è questo, quindi delta T è uguale a 1 su C per 2 per radice quadrata. Quindi sto riscrivendo questa espressione in basso. Passo alla slide successiva, elevo al quadrato, ottengo questa relazione. E quindi moltiplico questo per questo, insomma abbiamo delle semplificazioni e alla fine faccio un raccoglimento di delta T quadro e al punto poi di ricavare delta T quadro come questo fratto questo e poi fare la radice quadrata per ricavare delta T. Insomma, questi passaggi portano a ricavare l'intervallo di tempo stimato dall'osservatore nel riferimento inerziale banchina, delta T0, l'intervallo di tempo stimato dal stimato rilevato dall'osservatore che si trova nel riferimento inerziale treno, mentre 1 fratto radice quadrata di 1 meno v quadro su c quadro è una grandezza maggiore di 1. Quindi, dove v, ricordiamo, è la velocità del riferimento mobile. Ecco, questo ci insegna questo, che l'osservatore che sta sulla banchina misura un intervallo di tempo maggiore del tempo stimato dall'osservatore che sta naturalmente sul treno. Questo delta con t, non dimentichiamo che è l'intervallo di tempo tra i due eventi A e B. Delta T0 è l'intervallo di tempo tra i due eventi A e B, ma nel caso di delta T0 parliamo di intervallo di tempo proprio e nel caso di delta T si parla di intervallo di tempo improprio. Si dice che si ha una dilatazione nel riferimento o XYZ dell'intervallo di tempo, oppure si può parlare di dilatazione invece del tempo nel riferimento mobile o primo x primo y primo z primo e quindi una dilatazione del tempo che porta a un rallentamento del tempo. Si dice che nel riferimento che si muove a velocità relativistica il tempo rallenta. Questo è quello che diciamo. Il tempo rallenta quando ci troviamo con riferimenti mobili a velocità paragonabile a quella della luce.
Bene, arriviamo quindi a questa conclusione che il tempo improprio è maggiore del tempo proprio, delta T0 tempo misurato da un osservatore rispetto al quale il fenomeno inizia e finisce nella stessa posizione. Abbiamo visto che A e B sono dunque eventi di considerazione spaziale nulla in O', X', e temporale delta T0. Questa è una cosa che vale la pena sottolineare. Quindi diciamo A e B eventi con separazione spaziale nulla, ma temporale delta T0. Ricordiamo che delta T0 misura la separazione spaziale tra i due eventi. E arriviamo qui dicendo che l'orologio, appunto, in moto batte un tempo più lento rispetto a quello in quiete. Naturalmente per la simmetria degli osservatori che si muovono in due riferimenti inerziali con velocità più o meno v, e qui è importante sottolineare questa simmetria, questa velocità più o meno v, perché ricordiamo che se un osservatore rileva una velocità v del riferimento o x, y, z all'altro, rileverà una velocità meno v e viceversa, no? Quindi chiaramente questo per dire che ogni osservatore nel suo riferimento misura un tempo proprio, ma se l'osservatore guarda l'orologio dell'altro riferimento, in questo caso l'orologio a specchio, l'orologio a luce, si accorge che il raggio di luce percorre un tempo naturalmente maggiore nel suo riferimento, e quindi stima appunto un delta con t maggiore di delta t0, no? Quindi possiamo dire questo, che l'osservatore S', se dovesse guardare lui questa volta, l'osservatore S, direbbe le stesse cose, direbbe che nel suo riferimento il tempo che stima delta t è maggiore di delta t0, dove delta t0 questa volta è il tempo stimato dall'osservatore S con il suo orologio a luce. Ecco, qui ripresento il disegno di riferimento mobile con l'intervallo di tempo delta t0 misurato tra due eventi A e B, distinti per, abbiamo detto, il fattore temporale, non quello spaziale. La coordinata temporale, ricordiamo che parliamo di eventi, quindi con quattro coordinate, mentre qui abbiamo l'osservatore che sta nel riferimento banchina, dove rileva un intervallo delta t maggiore di delta t0, perché abbiamo visto che questo ha senso in quanto abbiamo detto prima, intervallo di tempo improprio supera quello proprio tra i due eventi A e B, e abbiamo detto anche che il tempo scorre più velocemente nell'intervallo di tempo XYZ. Oppure possiamo anche dire il tempo si dilata in questo riferimento e quindi scorre lentamente, dove il tempo si dilata scorre lentamente, mentre qui si dilata l'intervallo di tempo. Qui parliamo dei muoni. Cosa sono i muoni? Diciamo che fondamentalmente quando parliamo di muoni parliamo di particelle cosmiche, no? Le particelle muoni hanno un tempo di vita a riposo di 1,5 microsecondi. Ora, noi immaginiamo un attimino questi qua che siano i muoni, quindi questi hanno un tempo nel riferimento a riposo, cioè praticamente l'osservatore che sta qui, in riferimento solidale al muone, associa un tempo di vita, diciamo, di, abbiamo detto, 1,5 microsecondi, no? Allora, il discorso qual è? Che se qui abbiamo un osservatore che sta osservando i muoni, l'osservatore che sta sulla Terra si accorge che il tempo non è di 1,5 microsecondi come il tempo di vita. Questo perché? Perché i muoni, avendo un tempo nel riferimento a riposo, no? Un tempo medio di vita a riposo di 1,5 microsecondi, dopo che appunto questo tempo essi decadono in altre particelle. Teniamo conto però che i muoni si creano a circa 10 km di distanza dal livello medio del mare, e questo comporta che con un tempo così breve, no, di vita non dovrebbero essere praticamente rilevati, invece vengono rilevati i muoni, proprio perché diciamo si creano in questa parte superiore dell'atmosfera, a 10 km dal livello del mare. E questo è spiegabile con la teoria della relatività. Perché? Perché il tempo di vita non è 1,5 microsecondi, ma aumenta di 34 secondi. Tenendo conto che essi viaggiano a una velocità di 0,98 c, quindi se noi usiamo la formuletta che abbiamo ricavato prima, che è delta t uguale
a gamma volte si dice delta t0, quindi noi dovremmo ricordarci questa relazione qui, no? Dove abbiamo detto che delta t, il tempo improprio, è uguale a gamma volte delta t0, dove gamma sta per 1 sulla radice di 1 meno v quadro su c quadro. Se utilizziamo quella formula, noi arriviamo a determinare questo tempo di vita di 34 microsecondi, non secondi, ma correggiamo, sono microsecondi. Ma comunque non sono 1,5 microsecondi. Quindi diciamo che l'unica spiegazione che si può dare, dove comunque ha riscontro la teoria della relatività, è proprio in questo, cioè nell'osservazione di queste particelle cosmiche che sono i muoni, che hanno questa vita breve di 1,5 microsecondi, ma sono osservati da un osservatore che è solitario alla Terra e che rileva questi muoni con una vita di 34 microsecondi. Quindi non è spiegabile, no, questa cosa, ma è spiegabile se teniamo conto che il tempo per l'osservatore che sta qui, il tempo si dilata, diciamo l'intervallo delta t si dilata. Per l'osservatore che sta in questo riferimento solitario al muone, possiamo dire che il tempo rallenta. Quindi il motivo per cui l'osservatore che sta sulla Terra rileva i muoni è proprio questo, cioè l'applicazione della teoria della relatività. Ecco qua, diciamo che i muoni hanno tempo medio di vita a riposo di 1,5 microsecondi, il quale decadono in altre particelle. I muoni si creano a circa 10 km dal livello medio del mare, abbiamo detto, e non dovrebbero essere rilevati sulla Terra perché decadono prima, ma siccome si viaggiano a velocità relativistica, noi non possiamo applicare comunque la composizione delle velocità galileiane, non possiamo utilizzare nulla che riguardi la relatività galileiana, ma dobbiamo ricorrere alla relatività, abbiamo detto, o meglio alle trasformazioni relativistiche. In questo caso il tempo delta t0 a riposo, il detto tempo improprio, il tempo delta t, detto tempo proprio osservato sulla Terra, è tale che il motivo per cui l'osservatore sulla Terra osserva i muoni è perché associa al tempo di vita media non 1,5 microsecondi, ma 34 microsecondi. Ecco perché i muoni giungono a terra. Fine della video lezione.